detto, avete visto, è sulla guerra, è un'ulteriore riflessione sulla guerra, visto che quest'anno appunto sia i dipartimenti di letteratura italiana che quello appunto di storia e filosofia siamo convergenti, no, su questo tema. E in particolare il nostro laboratorio prevede appunto la lettura del libro di Norberto Bobbio e un paio, come dire, di riflessioni importanti insieme con il professor Mirko Sossai, che salutiamo e ringraziamo molto per la disponibilità. Il tema della guerra gli è particolarmente caro, no? Lui ci lavora su, ci riflette su da molto tempo. Lui tra l'altro è una persona molto attiva anche all'interno della comunità di Sant'Egidio, infatti forse qualcuno si ricorda che qualche anno fa è venuto da noi anche per approfondimenti che riguardano per esempio il discorso della pena di morte, eccetera. Allora, io non porto via tempo al professor Mirko Sossai, che oggi quindi fa il primo intervento, che potrebbe essere proprio introduttivo per inquadrare il più possibile il problema e soprattutto per porre tutta una serie di domande, di questioni che noi poi cercheremo di approfondire in un secondo momento. Il professor Sossai tornerà da noi poi in marzo, il 10 marzo, per in qualche modo tirare le fila della lettura del libro che avremmo fatto nel frattempo, delle riflessioni che avremmo fatto insieme nei seminari che faremo tra di noi e attraverso anche le proiezioni dei film e quello che è appunto il programma del laboratorio. Io ricordo sempre ogni anno che queste iniziative sono rivolte in particolar modo agli studenti di classi quinte, ma non solo, ma per gli studenti delle classi quinte rappresentano una sorta, come dire, di modello, di percorso, di studi, di riflessione su quelli che potrebbero essere gli argomenti da portare poi all'esame, soprattutto nella parte orale dell'esame durante il colloquio, no? Quindi i laboratori, al di là di quelli che sono gli argomenti che noi ci sforziamo ogni anno di scegliere, quelli che riguardano il Novecento in modo particolare e la nostra età contemporanea, rappresentano proprio, come dire, un modello di ricerca, di studio, di approfondimento, insomma come dovrebbe essere preparato un argomento da portare poi anche all'esame, ma di fatto un argomento che vogliamo conoscere e indagare in maniera approfondita, in maniera seria, in maniera consapevole, utilizzando tutti gli strumenti e le risorse che abbiamo oggi. Ecco, io vi ricordo per il momento che questa settimana, poi mercoledì, abbiamo la proiezione del primo film e dopo ci ritroveremo quasi sempre di lunedì, perché avete visto che il giorno, insomma, che ci siamo ritagliati è proprio lunedì. Va bene, c'è la parola al professor Sossai, prego. Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti, per me è un grande piacere essere qui con voi perché mi date la possibilità di presentarvi e di discutere, spero anche, temi che sono non soltanto parte del mio interesse da lunghi anni, ma anche l'oggetto di alcune riflessioni di tipo scientifico nel quadro dei miei studi. Appunto, io insegno diritto internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma III, ma sono qui padovano, quindi volentieri sono con voi oggi pomeriggio. Il titolo della chiacchierata di oggi pomeriggio riprende di fatto il titolo di uno dei capitoli, dei saggi contenuti nel volume di Bobbio che avrete l'occasione di leggere, sul quale vi confronterete, appunto la relazione tra guerra e diritto. Il sottotitolo cerca anche un po' di delimitare il campo di alcune mie riflessioni di oggi pomeriggio. La mia prospettiva è quella anzitutto di un giurista, di chi studia il diritto internazionale, ma cerca in qualche maniera anche di entrare in discussione, di entrare in un confronto anche con chi non è specialista di questi temi, ma certo evidenziando il fatto che la mia prospettiva è essenzialmente questa, di tipo giuridico. E allora l'approccio di oggi vuole essere un percorso attraverso l'evoluzione, in qualche maniera, della relazione tra guerra e diritto, e
cercando di evidenziare alcuni punti fermi, con particolare riferimento naturalmente agli ultimi secoli. In questo senso, nella chiacchierata di oggi pomeriggio, cercherò di affrontare alcune domande fondamentali. Anzitutto, perché la guerra? Sarà una brevissima riflessione su questo. Ciascuno troverà le proprie motivazioni anche antropologiche, strettamente umane o sociali, per spiegare questo fenomeno che accompagna la vita dell'uomo sin dall'antichità. Ma poi il tema che io desidererei affrontare con voi è che cosa può fare il diritto per in qualche maniera arginare la violenza. La violenza che è espressione della guerra e che potremmo dire è esperienza di male. In fondo è proprio questo il titolo di una bella intervista che un autorevole studioso di diritto internazionale fece un anno prima di morire prematuramente, un paio di anni fa, che appunto Antonio Cassese, che fu professore di diritto internazionale, giudice internazionale, grande esperto di diritti umani, ma anche grande divulgatore. In questa intervista con un giornalista, Giorgio Acquaviva, affronta tra le varie cose il tema della guerra, come anche il tema delle gravi violazioni dei diritti umani, significativamente il titolo appunto è L'esperienza del male. Poi cercheremo di capire in che termini c'è questa relazione tra diritto e guerra. Che relazione è? Ossia, diritto è in fondo un termine che in italiano ha valenze e significati diversi. Potremmo per esempio domandarci se c'è un diritto di fare la guerra, a fare la guerra. Oppure se il diritto in quanto sistema di norme, di regole giuridiche, in fondo è capace di regolamentare la guerra, di offrire in qualche maniera alcune direzioni o alcuni limiti, cioè se in fondo ci si può anche dare una risposta alla domanda come si fa la guerra. E da ultimo la domanda che è, potremmo dire, il preludio al nostro prossimo incontro è come si fa la pace. Perché la guerra? Partiamo da questo, una celeberrima lettera, uno scambio epistolare tra Albert Einstein, che fu chiamato dalla Società delle Nazioni, prima grande organizzazione internazionale tra le due guerre, che si pone il tema della pace soprattutto in Europa. Appunto ad Einstein era stato affidato il compito di affrontare il tema della pace da una prospettiva, potremmo dire, della scienza. C'è uno scambio di lettere con Sigmund Freud e di fronte alla domanda di Einstein rispetto al fatto se la guerra sia connaturata in fondo alla natura umana, la risposta di Freud è questa: non c'è speranza di poter sopprimere le tendenze aggressive degli uomini. D'altronde non si tratta di abolire completamente l'aggressività umana, si può cercare di deviarla appunto che non debba trovare espressione nella guerra. E allora, certo, questo è un punto di vista molto chiaro che si iscrive naturalmente in tutto il percorso storico intellettuale di Freud, sul quale naturalmente ora non ci possiamo soffermare. Però che cosa ci interessa di questo? In fondo la riflessione del fatto che la guerra accompagna la storia dell'uomo, ma che allo stesso tempo la storia dell'uomo è anche la storia dei tentativi per arginarla, per limitarla, potremmo dire per deviare questi impulsi aggressivi in maniera tale che questi non si scatenino nella guerra. Anche questo penso lo scambio epistolare molto interessante, non so se qualcuno di voi l'ha già letto, io lo rimando anche alla vostra attenzione, potrebbe essere oggetto dello studio di qualcuno. Che cos'è la guerra però? Beh, anzitutto potremmo tornare ai tempi antichi, in fondo già Cicerone aveva colto un aspetto interessante. Non c'è un terzo tra guerra e pace. Più di recente, potremmo dire uno dei padri moderni del diritto contemporaneo del diritto internazionale, un giurista inglese, nel suo trattato di diritto internazionale fa una scelta significativa. Dice: attenzione, il diritto internazionale come complesso di norme che si rivolgono agli stati si deve dividere tra diritto di pace e diritto di guerra. In fondo conferma questo fatto: o c'è la pace o c'è la guerra. Ma prova anche a dire che cos'è la guerra.
E allora si capisce che nella percezione di un uomo di fine Ottocento la guerra rimane un confronto tra due o più stati e che ha a che fare con le forze armate di questi stati e che l'obiettivo è quello della sconfitta del nemico al fine, in qualche maniera, di imporre delle condizioni di pace. Quando scrive queste cose, la prima guerra mondiale non c'è ancora stata. Però è significativo. Più di recente, invece, e questo è il primo elemento che pongo alla vostra attenzione, in diritto internazionale, potremmo dire anche nella politica internazionale, il tema guerra non si usa più. Difficilmente lo trovate nei documenti internazionali. Oggi si parla di conflitto armato, per delle ragioni che vedremo tra poco. Bene, che cos'è un conflitto armato? Qui il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, che nei primi anni 90 fu chiamato a giudicare dei gravi crimini internazionali compiuti nel corso del conflitto in ex Jugoslavia a partire dal 1991, si trova di fronte alla necessità di qualificare, definire quella guerra che aveva sconvolto i Balcani. E dice, bene, un conflitto armato che cos'è? Un conflitto armato esiste se c'è una forza armata, se c'è ricorso alla forza armata tra stati, ma non è solo quello. Oggi la guerra non si combatte più semplicemente tra stati. Questa è la nostra esperienza comune, perché a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e sempre di più le guerre non sono guerre combattute tra stati, ma sono guerre civili, ossia guerre che si combattono all'interno di uno stato, tra le forze governative e i ribelli o gli insorti, oppure anche tra gruppi armati tra di loro. Infatti si tratta di una violenza armata protratta, questa è la definizione di guerra civile che offre il tribunale, quindi una certa intensità di violenza tra autorità di governo e gruppi armati organizzati, oppure tra questi gruppi all'interno di uno Stato. Torniamo a Cicerone. Ma che relazione c'è tra guerra e diritto? La prima prospettiva potrebbe essere quella di ritenere che laddove ci sia la violenza non ci sia più posto per il diritto, non ci sia più posto per le leggi. Questo in fondo è il senso del famoso brocardo latino che è possibile riportare a lui. Silent enim leges inter arm. Oggi possiamo dire che la risposta è no. Ma è una risposta naturalmente che è il frutto, che è il risultato di una prospettiva di lungo periodo e che per chi adotta un approccio realista alle relazioni internazionali è una domanda vera ancora oggi. C'è un altro aspetto però che mi interessa evidenziare in questa fase del nostro incontro. Ma la guerra si combatte tra stati, potremmo dire meglio tra eserciti, o in fondo sempre di più il concetto di guerra abbraccia la popolazione tutta, un popolo? In fondo, con un'idea quasi cavalleresca, l'idea settecentesca, ottocentesca, primi anni dell'Ottocento delle guerre, è che ancora le guerre si combattessero tra eserciti. Ma l'esperienza già della metà dell'Ottocento e confermata nelle grandi guerre del Novecento è che sempre più la guerra coinvolge la popolazione civile. Leggete quello che diceva Guglielmo di Prussia, lo potete trovare via internet, eppure la traduzione italiana in questi termini eppure e compare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1870, io l'ho ricavata da lì, si trova. In una dichiarazione al termine della guerra franco-tedesca del 1870, Guglielmo di Prussia disse: io faccio la guerra ai soldati francesi e non ai cittadini della Francia. Questi continueranno a godere una completa sicurezza per le loro persone e i loro beni. In fondo questa era anche l'idea di Jean-Jacques Rousseau, nel contratto sociale, non guerra tra popoli, ma guerra tra stati. Beh, noi sappiamo che oggi non è così. In fondo, nelle due grandi guerre mondiali del Novecento, il numero di civili morti è cresciuto esponenzialmente, dalla prima alla seconda. In fondo, questo
era quello che rilevavano i pacifisti negli anni 50 e 60 in una famosa lettera di Don Milani, che difendeva negli anni 60 quanti avevano scelto l'obiezione di coscienza, rilevava esattamente questo aspetto, cioè che sempre di più vedevano tra i morti le guerre i civili, non i soldati. Questo è un altro aspetto che merita la nostra attenzione. Da dove deriva questo? Beh, in fondo nelle guerre moderne è anche il frutto di una teorizzazione. Nel celebre saggio sulla guerra di von Clausewitz, che si riconosce, no, per il suo celebre detto, chi lo ricorda? La guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Che cosa voleva dire con questo? Beh, in fondo poneva il tema della guerra totale, dell'annientamento del nemico. Abbattere il nemico, questo doveva essere lo scopo della guerra, che era qualcosa di più che semplicemente sconfiggere un esercito. Se il nemico deve sottostare alla nostra volontà, dobbiamo mettere in una condizione che gli è più svantaggiosa del sacrificio che gli chiediamo. È molto chiaro. Cosa può fare il diritto di fronte a questo scenario? Che ore sono adesso? 3:05. Allora facciamo in modo che tra tre quarti d'ora uno di voi ha il compito di fermarmi, in maniera tale che abbiamo poi il tempo anche per eventualmente avere una discussione. Tieni tu il tempo. Benissimo. Che cosa può fare il diritto di fronte a questa esplosione di violenza che è la guerra? Beh, forse prima di tutto devo spiegare qual è l'oggetto della mia materia, dei miei studi. Che cos'è il diritto internazionale? Beh, il diritto internazionale è un po' diverso dal diritto interno. Non ha come destinatari gli individui, ha come destinatari gli stati. Qual è la grande differenza ancora tra diritto interno e diritto internazionale? Che non c'è un'autorità sovraordinata, non c'è un governo mondiale, questo lo sanno tutti. Beh, in fondo le Nazioni Unite per certi versi hanno in qualche maniera una competenza, potremmo dire, sovranazionale, ma ci arriveremo. In fondo direi che nulla cambia rispetto al fatto che non esiste un'autorità sovraordinata che impone il rispetto delle leggi, come è degli stati nazionali. Ma c'è un'altra particolarità: non c'è nessun parlamento a livello internazionale che fa le leggi. Quali sono le fonti del diritto internazionale? Cioè, da dove sgorgano le norme del diritto internazionale? Le due fonti principali sono i trattati, che vengono appunto conclusi dagli stati. Allora vedete che gli stessi destinatari delle norme sono anche quelli che le creano, cosa molto diversa rispetto agli ordinamenti interni. Ma c'è un'altra fonte che a noi pare quasi, c'è una visione quasi romantica in fondo attorno a questo, però ancora molto importante. Cioè una fonte molto importante del diritto internazionale è la consuetudine. È una fonte non scritta, che a livello interno ha un valore residuale, ma invece importantissimo. E la consuetudine si crea di nuovo, sono gli stessi stati che la creano, come? In fondo, attraverso la ripetizione di determinati comportamenti che viene rilevata, con la convinzione da parte degli stati che loro si comportino così perché è giuridicamente dovuto. È una cosa un po' astrusa, però che cosa ci dice questo? Ed è la cosa che veramente mi interessa che vi rimanga. Che oltre ai trattati, che sono delle fonti scritte, che capiamo benissimo, no? Che gli stati negoziano tra di loro, c'è anche una fonte che si rivolge e obbliga tutti gli stati, ed è una fonte non scritta. E quindi chi interpreta il diritto internazionale deve fare un lavoro anche di rilevazione di queste norme. E per il diritto internazionale direi che ho detto tutto. Mi interessa però il contenuto del diritto internazionale. Il diritto internazionale cerca di regolamentare vari aspetti. Il commercio tra gli stati. Oggi il diritto del mare, per esempio.
sulla vicenda dei Marò si applica il diritto internazionale, oppure tutte le grandi questioni ambientali sono oggetto di trattati internazionali, lo stesso modo per i diritti umani, ci sono vari trattati in materia di diritti umani. Ma il diritto internazionale, potremmo dire forse il cuore del diritto internazionale, ha a che fare con la guerra. E direi, io proverei a tripartire così, c'è un ius ad bellum, scusate, c'è molto latino per quanto riguarda il diritto internazionale, proprio un po' all'origine. Allora, voglio dire, ma so, ma questo lo so, io lo scientifico l'ho pure fatto, tutto sommato. Latinorum, come dire, a noi a Zecca Garbugli, non ci dispiace. Lo ius ad bellum, ossia c'è un diritto che regolamenta il diritto a fare la guerra o a usare la forza. Ma poi c'è anche uno ius in bellum, detto anche diritto dei conflitti armati, ossia c'è un diritto che regola come si fa la guerra, sì, pure questo, di questo ci occuperemo, ma oggi si dice anche che c'è anche uno ius post bellum, di questo parleremo soprattutto nel prossimo incontro, ossia sempre di più ci si accorge che una volta che terminano le ostilità, beh, siamo appena a metà del guado, perché sempre di più la questione è quella della ricostruzione, e c'è un diritto internazionale che regolamenta la ricostruzione di uno Stato dopo la guerra? Anche qui la risposta è sì, c'è in effetti un crescente interesse a tutti questi aspetti, come ho detto ne parleremo la prossima volta. Da questo momento in poi la mia presentazione avrà due tempi. In un primo tempo proveremo a capire la relazione tra diritto internazionale e guerra dal punto di vista della storia del pensiero giuridico filosofico, cioè che cosa i filosofi, gli studiosi hanno ritenuto si potesse dire a proposito della relazione tra diritto e guerra, in particolare con riguardo all'esistenza di una guerra giusta. In seconda battuta invece ci chiederemo come si è evoluto il diritto internazionale come fatto, cioè come sistema di norme che gli stati si sono dati, a proposito appunto della disciplina della guerra. È chiara la distinzione? Per prima cosa, che cosa pensano gli autori? In seconda battuta, come si è effettivamente evoluto il diritto internazionale? È chiaro? Ecco qui. In fondo il concetto di guerra giusta è molto antico. Il concetto di bellum iustum c'è già nella cultura romana, ma è soprattutto attraverso i grandi padri della Chiesa, quindi in maniera anche strana all'interno del cristianesimo, che si sviluppa il concetto di guerra giusta, mentre potremmo dire c'è un'evoluzione dei primi secoli del cristianesimo in senso totalmente pacifista, a partire da Sant'Agostino c'è il riconoscimento del fatto che alcune guerre possono definirsi come giuste. Non mi soffermo su questo, è molto interessante se qualcuno se ne vuole occupare. Resta il fatto che però la stella polare, a partire dal Medioevo in poi, è la grandissima figura di Tommaso d'Aquino, che nella Summa in effetti individua tre requisiti fondamentali di ogni guerra giusta: il fatto che provenga da un'autorità che la decida, auctoritas principis, che ci sia una giusta causa per muoverla, e che, terzo, bene, ci sia una intenzio recta, cioè in qualche maniera che venga mossa la guerra per il bene, non per il male. Questo paradigma
passa e diventa veramente, voi lo sapete meglio di me, lo ricorderete dei vostri studi, quanto il pensiero di Tommaso d'Aquino, quanta influenza abbia per la cultura europea. Arriva dritto dritto fino al 1500 e a quegli autori che cominciano a interrogarsi rispetto al contenuto del diritto internazionale, come ius gentium, come delle regole che stanno sopra gli stati, in qualche maniera. Siamo nella fase, potremmo dire, di creazione del diritto internazionale moderno. Certo, i trattati erano stati conclusi dai romani, potremmo dire, ma non si può parlare di un vero e proprio diritto internazionale. Si può parlare di diritto internazionale, come vedremo nell'evoluzione storica, nel momento in cui si affermano gli stati nazionali in Europa e cessa, potremmo dire, la Repubblica Cristiana, quindi cessa il dominio dell'impero e del papato, 1648 con la pace di Vestfalia. Però già nel 500 c'è una riflessione su questo, e c'è una riflessione legata, per quanto riguarda questo grande autore spagnolo, che in qualche maniera è ottomista, proviene, che è appunto Francisco de Vitoria, si pone il problema se gli spagnoli, andando a conquistare le Americhe, avessero o meno un qualche limite nel muovere la guerra nei confronti di questi barbari che si trovavano nelle Americhe, così li chiama. Ne parla in Relectio de Indis. La cosa interessante è che dice, fate attenzione, che non c'è in qualche maniera un diritto a muovere guerra indiscusso, indiscutibile, senza limiti, no. Fa ricorso esattamente al concetto di guerra giusta e dice, spiega che la Spagna può muovere guerra, può conquistare queste nuove terre solo se c'è una giusta causa. Qual è questa giusta causa? Beh, se questi barbari una volta incontrati non si vogliono sottomettere agli spagnoli ma reagissero con la forza, ecco, gli spagnoli allora possono difendersi, fare tutto ciò che conviene alla loro sicurezza di accordo con la massima che è lecito respingere la forza con la forza. È interessante questo. Ma mentre qualcuno si sforza, richiamando la lezione di Tommaso d'Aquino, di individuare dei principi di guerra giusta, e c'è anche un approccio realista che in fondo si contrappone. Machiavelli è il più classico fra degli esempi. Leggete, quella guerra è giusta che è necessaria. Ogni guerra necessaria è giusta. C'è un filone realista in questo. Non mi soffermo più di tanto, ma mi interessa mostrare come più o meno contemporaneamente in fondo ci sono questi due filoni. Anche se potremmo dire che nel pensiero cristiano il concetto di guerra giusta è molto forte e sta alla base di tutta la riflessione di questi primi filosofi, teologi, giuristi che cominciano a chiedersi se esista un diritto tra le genti, tra gli stati. Dopo aver provato a capire se c'è una guerra giusta, però lo stesso De Vitoria si trova di fronte a un problema. E se fosse giusta da entrambe le parti la guerra? Dice De Vitoria, scrive in latino, anche qui è tutto pubblicato in internet, se qualcuno di voi si volesse confrontare con la traduzione di De Vitoria è benvenuto. Dice, ex una parte est ius, che è la parte spagnola, ex altra ignoranza invincibilis. Attenzione, dice, non è che i barbari, dice, in fondo hanno un diritto a muovere guerra, però muovono la guerra nel giustificato timore che provano di fronte davanti agli spagnoli, non li conoscono e reagiscono con la forza, anche se non arriva a dire che hanno un diritto, hanno una giusta causa per muovere guerra, riconosce il fatto che questi possono usare la violenza di fronte a un giustificato timore. È interessante questo, perché questo comincia a scardinare l'idea di guerra giusta. È un autorevolissimo giurista italiano, ma protestante, e quindi alla fine del Cinquecento professore ad Oxford, anche se italianissimo, Alberico Gentili, nel suo De Iure Belli dice
È nella natura della guerra il fatto che entrambe le parti affermino che esse stanno sostenendo una giusta causa. Fate attenzione, perché questo concetto arriva fino ai giorni nostri. Se vi capita di andare a San Ginevra nelle Marche, troverete una statua che ricorda Alberico Gentili, ma anche ad Oxford, un grande, grandissimo giurista della scuola italiana, che appunto dovette abbandonare in tempo di riforma protestante il nostro paese. L'idea probabilista della guerra arriva fino al Settecento. Un grande giurista, diciamo, di diritto internazionale, lo dice: la prima regola di questo diritto è che la guerra regolare, quanto i suoi effetti, deve essere considerata giusta da entrambe le parti. Anzi, la guerra regolare è giusta da entrambe le parti. È proprio connaturata al fatto stesso della guerra che tutte e due affermino che è giusta, potremmo quasi dire. Ora qui, scusatemi per questa slide, ma in fondo, la prima volta che sono andato in Olanda, sono andato a Delft, che sta appena fuori l'Aia, per una sorta di pellegrinaggio, non tanto a comprare le porcellane blu che vengono lì prodotte, ma alla tomba di Ugo Grozio, il grande padre del diritto internazionale moderno, che scrive questo trattato fondamentale di Iure Belli Apacis. Capisco che Amsterdam è molto più interessante di Delft e della tomba di Ugo Grozio, ma se uno ha questa fissa del diritto internazionale ci va. Grozio che dice? Grozio ammette che ci sia una guerra giusta. Attenzione, non aderisce al probabilismo. Dice giusta a tutte e due le parti. La guerra giusta richiede una giusta causa e fa un elenco delle giuste cause. E può essere questa giusta causa solo un'ingiustizia subita. Però tra le giuste cause c'è anche un'ingiustizia non ancora subita, ma un torto che sia prevedibile. Fate attenzione, perché il concetto di torto prevedibile o rischio potenziale torna pari passo nella reazione americana all'11 settembre. Noi possiamo agire anche preventivamente. In fondo il concetto di guerra preventiva, che vedremo per bene la prossima volta, in fondo Grozio un po' l'ha già capito, anche se lui lo giustificava. Anche Grozio, pur aderendo all'idea di guerra giusta, ammette che possa succedere, se non altro per ignoranza, che entrambe le parti agiscano senza ingiustizia, cioè pensando di agire giustamente, anche se poi nella realtà le cose non stanno così. Oh, qui facciamo un salto dal 600 ai primi del 900. Come vedremo tra un attimo, nel 7-800 l'idea di guerra giusta negli stati europei, nelle cancellerie, potremmo dire, non c'è più. Nel diritto internazionale, così com'era, come vedremo tra un momento, si diceva che gli stati potevano benissimo muovere guerra e che non c'era nessuna necessità di, anzi, non esisteva nessun divieto di ricorrere alla guerra. Kelsen, nei primi del Novecento, ritorna sul concetto di guerra giusta, un grandissimo teorico del diritto, una figura fondamentale nella cultura europea, nella cultura giuridica europea. Quanti di voi, non lo so quanti, ma chi di voi dovesse decidere di studiare giurisprudenza, Kelsen, voglio dire, vi tireranno i libri di Kelsen. Kelsen, ancora negli anni 40, dice: il bellum iustum c'è. Dice: nel diritto internazionale la guerra è proibita in linea di principio, essendo ammissibile solo come reazione nei confronti di una violazione del diritto internazionale. Cioè dice, fate attenzione, che nel diritto internazionale si può usare la guerra, ricorrere alla forza armata, solo se chi la usa reagisce nei confronti, contro, diciamo così, un altro Stato che ha violato il diritto internazionale. Insomma, la guerra per Kelsen è una sorta di sanzione contro lo Stato che ha violato il diritto internazionale. E nel difendere questa posizione, dice Kelsen,
dice anche, guardate la posizione opposta, se la guerra non è né un illecito né una sanzione, quindi diciamo che il diritto internazionale nulla ci dice a proposito della guerra, ogni Stato, posto che non sia vincolato da un particolare trattato, può procedere alla guerra contro un altro Stato per qualsiasi motivo. Quindi dice meglio ricorrere al concetto di guerra giusta, perché in questa maniera c'è un limite al ricorso alla forza, perché altrimenti si finirebbe per dire che si può muovere a guerra senza violare il diritto internazionale. Fate attenzione, perché anche questo schema logico viene utilizzato nel diritto internazionale moderno e nella riflessione. Che ore sono? Sono le 10. 3:10. Benissimo. Passiamo al grande critico di Kelsen. I due, diciamo così, erano in continuo duello, come due schermidori, due fiorettisti che si contrastano uno con l'altro a colpi di argomentazioni giuridiche. La critica a Kelsen ha un'idea in qualche maniera avvalutativa del diritto internazionale, che prescinde da considerazioni di tipo politico, e dice, perché dice la guerra è una sanzione, quindi una reazione a fronte di un illecito, cioè di una violazione del diritto internazionale compiuta da uno Stato. Schmitt dice va bene, togliamo il velo di fronte a questa ipocrisia. L'impostazione Schmitt va colto nella sua impostazione di fondo, sarebbe molto lungo e complesso soffermarci su questo autore e sulla sua critica, potremmo dire tra molte virgolette, o forse neanche tante virgolette, di destra di fronte all'impostazione di Kelsen. Dice, fate attenzione, dice Schmitt, che dietro, qual è il paradigma di fondo di Schmitt? Diciamo, legge le relazioni internazionali secondo il paradigma amico-nemico e secondo il paradigma delle forze dominanti in un certo periodo storico. Dice, dietro il concetto di guerra giusta, in fondo c'è solo il tentativo da parte delle potenze dominanti di trovare una giustificazione per loro ricorrere alla violenza per il perseguimento dei propri interessi. Nel 52, criticando Kelsen, dice, se la guerra fosse sanzione è come se la guerra venisse trasformata in un'azione di polizia, no? In fondo la polizia che fa? Una contravvenzione nel codice della strada ti fa la multa, oppure compie un reato, in qualche maniera la reazione c'è, anche dal punto di vista penale puntualmente. Queste sono cose che non bisogna essere giuristi per, in fondo fanno parte della nostra percezione, del senso comune, no? Dice bene, fate attenzione, dice Schmitt, perché se la guerra viene trasformata in azione di polizia contro i turbatori della pace, criminali ed elementi nocivi, deve anche essere potenziata la giustificazione dei metodi di questo police bombing, che lo chiama. Si è così costretti a spingere la discriminazione dell'avversario in dimensioni abissali. Schmitt critica fortemente, perché in fondo diciamo vuole sconfessare in fondo il concetto di guerra giusta, dicendo che in fondo lo stesso concetto di guerra giusta come azione di polizia non è altro che un progressivo radicalizzarsi della violenza, e anzi sempre di più la discriminazione dell'avversario arriva fino a un abisso di violenza. Ma torniamo al nostro 1648 e alla nascita del moderno diritto internazionale. Finora abbiamo provato a vedere alcuni autori come filosofi, teologi, giuristi che guardavano il diritto internazionale, come hanno provato a vedere la relazione tra diritto e guerra. In fondo hanno ritenuto di utilizzare il paradigma della guerra giusta per dire che esiste un limite al ricorso alla violenza, salvo poi accorgerci che nel diritto internazionale, quale si è evoluto come sistema di norme, un po' anticipato, il diritto a muovere la guerra era riconosciuto, cioè non trovava limiti, ossia fare la guerra non era considerato un illecito, ossia una violazione del diritto internazionale. È chiaro? È chiaro? Laggiù? Tutto chiaro? Ok. No, io ho la preoccupazione
Vediamo allora questo diritto internazionale come si è evoluto. La moderna comunità internazionale di stati come soggetti primari del diritto internazionale nasce con i famosi trattati di Osnabrück e Münster. Potremmo dire che la pace di Vestfalia, che chiude la guerra dei 30 anni, è il momento conclusivo della formazione della comunità internazionale degli stati, che è la maniera attraverso la quale si organizza il continente europeo e poi, potremmo dire, tutto il globo, ossia di un sistema coordinato di enti sovrani, gli stati, in una condizione di totale uguaglianza tra di loro. Questo è un aspetto decisivo. Non esiste un'autorità sovrana ordinata, non c'è più l'impero, non c'è più il papato. Semplifico, ma è questo. Gli stati sono enti uguali e indipendenti. Torniamo al nostro latinorum, civitates superiorem non recognoscentes. Chiaro? Questa maniera di organizzazione della vita di relazione internazionale, la società internazionale, è intatta fino ad oggi. Il trattato principale che vincola tutti gli stati, che è la Carta delle Nazioni Unite, al suo articolo 2, paragrafo 1, ci dice che l'organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri. Di fronte al diritto, gli stati sono uguali tra loro e non c'è nessuno stato che si trovi in posizione superiormente, gerarchicamente superiore agli altri. Malta e la Cina sono allo stesso modo stati che si trovano in una situazione di indipendenza e di uguaglianza tra di loro. Può apparire stupefacente, eppure è così. Per esempio, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, uno Stato, un voto, ha un voto Malta come un voto la Cina. È chiaro? Allora, per capire la maniera in cui si è articolata la vita delle relazioni internazionali, non si può non partire da questo elemento. Sul piano, ripeto, strettamente normativo, eh? Poi ovviamente i politologi, gli esperti di studi strategici vi diranno che questa è una, sì, anche una fiction, lo iuris potremmo dire, cioè in fondo la realtà poi dei rapporti di potere è che alcuni stati sono più uguali degli altri, è chiaro. Chiaro. Dal 1648 in poi noi abbiamo in Europa, ma qui non è il mio settore, diciamo così, di competenza, ne sapete più voi di me, in Europa, diciamo, gli stati, con alcune eccezioni, l'Italia, la Germania, si cominciano a individuare come stati nazionali, con un'idea quasi patrimonialistica dello Stato, no? In fondo i sovrani assoluti erano questo, per semplificare, no? Però il concetto è lo Stato sovrano. Di fronte all'idea di un coordinamento, di una coesistenza tra Stati sovrani, come ho detto, la guerra non è oggetto di una regolamentazione internazionale. Di nuovo, la guerra non costituisce una violazione del diritto internazionale. Dopo Napoleone, con il congresso di Vienna, il concetto di concerto europeo e la Santa Alleanza, c'è l'idea che bisogna in qualche maniera ritrovarsi per assicurare la pace in Europa. Questi sono i primi tentativi, in fondo, di una cooperazione tra alcuni stati perché possano intervenire al fine di tutelare la pace in Europa, percepita come un bene da tutelare. Questo significava intervenire militarmente, ma questo è un altro discorso. C'è però un fatto che colpisce la nostra immaginazione e direi anche colpisce l'attenzione di questo osservatore, Henri Dunant, uno svizzero. Uno svizzero che cerca di fare affari, è un pessimo imprenditore.
è un pessimo imprenditore, ha l'idea di mettersi in Algeria a costruire mulini a vento e a coltivare il grano. In Algeria non è esattamente forse il luogo migliore dove mettersi a fare queste cose, ma lui insegue Napoleone III con l'idea che è con Napoleone III che bisogna fare gli affari. Nel suo seguire Napoleone III si imbatte nella battaglia di Solferino del 1859 e vede qualche cosa che cambia radicalmente la sua vita, ossia gli effetti tragici della guerra sugli eserciti, i feriti, i morti, il sangue, gente dilaniata, rimane sconvolto. Scrive un libro di memorie sul Souvenir des Solferino, forse in francese. Bene, però l'aspetto essenziale è che per effetto di crescente attenzione alla maniera attraverso la quale si fanno le guerre, gli stati nel 1864, per potremmo dire la prima volta in epoca moderna, si accordano, concludono un trattato per regolare come si fa la guerra. Questo è il primo esempio di un trattato di ius in bello, potremmo dire. Cioè c'è l'idea che alcune persone che non combattono devono ricevere una certa tutela. E infatti la Convenzione di Ginevra del 1864 riguarda, disciplina appunto il miglioramento della condizione dei feriti in guerra, delle modalità concrete di salvaguardare la vita di chi è ferito. Chi è ferito non può più combattere, ma non può essere lasciato sul campo di battaglia, può essere curato, salvato, e serve una regolamentazione da questo punto di vista. A San Pietroburgo, 4 anni più tardi, su invito dello zar di tutte le Russie, c'è anche una prima riflessione, non soltanto rispetto a alcune categorie di persone che meritano tutela nel campo di battaglia, ma anche sul fatto che occorra limitare il ricorso a determinati mezzi bellici. Occorre regolamentare, limitare quelle armi, questo è il preambolo della dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento, ne rendono inevitabile la morte. Cioè alcune armi di per sé dovrebbero essere vietate. E allora nel 1868 decidono gli stati che entrano volontariamente in questo che è un accordo a rinunciare all'utilizzo di un proiettile di peso inferiore a 400 grammi che fosse esplosivo o carico di materie fulminanti o infiammabili. Qui c'era il tentativo di distinguere il proiettile del fucile dall'arma da mortaio. Non sono un grande esperto di armi, però questo è abbastanza chiaro. Dice un proiettile, quindi un proiettile di peso inferiore ai 400 grammi, che dovesse penetrare nella carne di un uomo e esplodere, beh, gli effetti sarebbero di aggravare ulteriormente la sofferenza dei soldati. Va limitato. Questo è interessante, no? Rispetto allo ius in bello, l'idea che determinate categorie di persone necessitano una tutela, da un lato, e dall'altro che non tutti i sistemi d'arma siano leciti e che occorra quindi limitare le sofferenze degli uomini. Nel 1899 e 1907, all'Aia, le grandi potenze d'Europa si ritrovano nelle famose conferenze della pace del 1899-1907 e di nuovo su convocazione dello zar Nicola. Di nuovo anche lì c'è l'idea che gli stati debbano in qualche maniera limitare alcune armi. Per esempio
viene limitato l'uso di proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano. Quello che è interessante è che c'è anche un regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e dice è vietato, dice questo trattato, usare armi, proiettili o materiali che causino mali superflui. Fate attenzione perché il concetto di male superfluo e sofferenza non necessaria è un concetto che rimane valido sino ad oggi e che costituisce un parametro per stabilire se un determinato sistema d'arma sia o meno lecito dal punto di vista del diritto internazionale. Vedete che però qui non ci si pone il problema se una guerra è giusta o se sia ingiusta, o se uno Stato ha diritto o meno di muovere la guerra. Il punto qui è c'è un fatto, c'è la guerra e c'è bisogno di provare a umanizzare la guerra. Uno potrebbe dire un'utopia, potremmo discuterne. Eppure è questo che muove le cancellerie degli Stati. Dopo quello che scrisse Henri Dunant nel 1859, ma in quelle stesse conferenze della pace nel 1899-1907 che si svolsero in questo palazzo dell'Aia, che sta dentro il Parlamento olandese, siete mai stati in Olanda? Sì, sì. Voi lo sapete, ad Amsterdam è la capitale, ma non c'è, non ci sono le istituzioni, stanno all'Aia. No, perché appunto la città è bella così, anche attrattive. All'Aia c'è ancora questo antico palazzo, dentro questo palazzo ci sono le conferenze. L'aspetto essenziale è che non soltanto gli stati decidono di umanizzare la guerra, ma provano anche per la prima volta a limitarne il ricorso. Come? Beh, è del tutto evidente che nella percezione degli stati europei la guerra è uno strumento per risolvere le controversie tra di loro. Che significa? Due stati sono in disaccordo, Italia e Francia, esempio, per risolvere questo disaccordo tra di loro, invece che mettersi a negoziare o a trovare una maniera per sciogliere questo contrasto, si muovono guerra l'uno con l'altro. La violenza come modalità attraverso la quale risolve controversie. Chi vince ha ragione. Chiaro? Inoltre, questa convenzione si stabilisce appunto 1899-1907, ecco che ci sono degli altri metodi pacifici di risolvere controversie, per esempio ricorrere a negoziati, ricorrere a un mediatore esterno. C'è da dire che le premesse sono buone, ma come si dice, la strada verso l'inferno è, come si dice, lastricata di buone intenzioni. Infatti cent'anni fa, ma 15 anni dopo, la Grande Guerra. Forse gli stati sovrani non si erano resi conto nel 1914, i grandi re, gli imperatori, di quello che sarebbe stata. C'era l'idea già allora di una guerra che sarebbe dovuta concludere dopo poco e pochi mesi. Ma non andò così. Voi lo sapete, nel 1917 intervengono gli Stati Uniti, il grande presidente Wilson è un convinto sostenitore, attraverso i suoi famosi 14 punti, che sia necessario lavorare per la pace mondiale. E questo richieda la creazione di un forum multilaterale che coinvolga tutti gli stati, che in qualche maniera provi a limitare la guerra e a risolvere le controversie in qualche maniera. Ed è la Società delle Nazioni. Dico pochissimo, ci vorrebbe una lezione solo per la Società delle Nazioni per capire anche perché è fallita. Qualcuno di voi forse ricorderà anche che in fondo la guerra in Etiopia del 1936 è, potremmo dire, la pietra tombale di questo concetto della Società delle Nazioni. Voi lo sapete, negli anni 30 l'Etiopia era, allo stesso modo dell'Italia, uno Stato sovrano. Non si riesce a
in fondo indurre l'Italia a non aggredire l'Etiopia. L'articolo 10 della Società delle Nazioni impegnava gli stati membri della società, che aveva sede a Ginevra, cioè il Palais Wilson che sta in riva al lago, se qualcuno di voi ci è andato, ci siete stati a Ginevra? Sì. È uno di questi palazzi che si incontrano lungo il lago, è anche una passeggiata carina da farsi, c'è questo palazzo dedicato al presidente Wilson, e la Società delle Nazioni aveva sede lì. Oggi tuttora c'è la sede di grandi organizzazioni, di organi delle Nazioni Unite, sempre a Ginevra. L'idea è che i membri si impegnano a proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i membri della società. E ancora, che se ci fosse una controversia, i membri si impegnano a sottoporre la questione ad un arbitro o a una regolamentazione di tipo giurisdizionale, cioè una corte, quale sarebbe stata poi la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, che decide come arbitro chi ha ragione e chi ha torto, applicando il diritto internazionale, oppure comunque di avvisare il Consiglio, che era una delle istituzioni della Società delle Nazioni. Ma la cosa interessante è che si imponeva agli Stati di non ricorrere alle armi prima che fossero trascorsi 3 mesi da quella decisione o relazione del Consiglio, cioè rimaneva in fondo aperta la possibilità che gli Stati potessero poi ricorrere alle armi. Non era vietata del tutto, ma si provava a mettere in mezzo tra la controversia e la decisione di ricorrere alle armi tutta una serie di misure per scongiurare la guerra. È chiaro? Il primo tentativo serio, in realtà, però, sul piano del diritto pattizio, mi verrebbe da dire, cioè di un trattato di limitazione della guerra, è il patto di Quelobrian. Prima di arrivare a questo, però, prendo questa foto, che è una foto molto celebre e che si trova in tutti i sussidiari. Ci sono ancora i sussidiari, avete fratelli? Sì, nel mio c'era. Uno degli effetti della guerra di trincea era anche l'impiego di nuove tecnologie, per esempio le armi chimiche, i gas asfissianti. Nella letteratura che voi studiate ci sono molti esempi di questo. Poeti anglosassoni che raccontano gli effetti dei gas asfissianti, lo stesso Ungaretti. Bene, è interessante che nel 1925 gli stati riescano a mettersi d'accordo. Voi vedete, e questo è interessante, prima vengono utilizzate delle armi terribili e poi si cerca in qualche maniera di limitarle. Questa è un po' la storia di sempre. C'è un protocollo, già nel 1899 c'era stata una dichiarazione sui gas asfissianti, c'era stata una particolare disposizione del regolamento dell'AIA sulla guerra terrestre che vietava l'impiego di veleni, già nel 1899-1907. Qui c'è il primo protocollo che impone un divieto dell'utilizzo in guerra di gas asfissianti tossici o di mezzi batteriologici. A fronte dell'utilizzo si cerca poi di limitarlo attraverso un accordo. Di nuovo questo è ius in bello, vietare un determinato sistema d'arma. Ma provate a vedere invece dalla prospettiva dello ius ad bellum. 1928, un'iniziativa franco-statunitense, il tentativo è di mettere fuori legge la guerra di aggressione, condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali. Non può essere uno strumento di politica nazionale. Si può leggere il patto di Quelobrian. A me interessa evidenziare 3 elementi del patto. Si rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale, questo che dice. E si condanna la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Certo, vincolava gli stati che l'avessero ratificato, non tutti. Che cosa rimane fuori però?
che non tutto l'uso della violenza bellica è vietato da questo trattato. Per esempio, si lasciano fuori quelle che venivano al tempo chiamate, poi con un linguaggio che tornerà fino ai giorni nostri, measures short of war in inglese, cioè quelle forme di utilizzo della forza diverse dalla guerra complessivamente intesa. Faccio un esempio, il caso Tellini che riguardò l'Italia nei primi anni 20. C'è un attentato a un generale italiano in Grecia, risposta, si può usare la forza, ti bombardo, faccio un'operazione militare come forma di rappresaglia armata rispetto al torto subito, non una guerra, un'unica operazione militare. Che lo ubriaco, risultato? Fallimento. Allora, non è che posso esaurire la seconda guerra mondiale in due fotografie, però che cosa è che rimane? Che ci deve rimanere negli occhi della nostra attenzione? Da un lato, che il Terzo Reich cercherà di utilizzare un linguaggio giuridico per giustificare la propria offensiva. E che sempre di più, ok, 10 minuti che abbiamo chiuso, e che sempre di più la guerra è guerra contro i civili, e che sempre di più non soltanto i civili sono vittime, ma la guerra diventa una, all'interno della guerra c'è l'abisso, il peggiore di tutti i mali, che la Shoah. Da questi due eventi si riparte. Si riparte per dire che questo non deve accadere più, che ciò che aveva sconvolto due generazioni nel corso di 30 anni non doveva più accadere. Carta delle Nazioni Unite. Si negozia, arrivo su questo, dico due robe su questo e poi arriviamo alla Carta delle Nazioni Unite. Carta delle Nazioni Unite con l'idea di vietare l'uso della forza. Nelle more, potremmo dire, dell'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, c'è però il processo di Norimberga, che come sapete giudica i criminali nazisti e che ci fa dire che in fondo quello che era stato deciso dal patto di Calobrian non è che era stato tutto perso, perché se fu possibile individuare il concetto di crimine contro la pace come crimine di aggressione nell'accordo di Londra istitutivo del Tribunale di Norimberga è esattamente grazie al linguaggio che c'era stato, che era contenuto in Calobrian del 1928. Gli ultimi 10 minuti sono destinati a... Che ore sono? Sono le 43. Perfetto. Sono in qualche maniera a delineare qual è il regime giuridico che ha in qualche maniera organizzato la realtà delle relazioni internazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale. Uno potrebbe dire: che cosa gli stati potevano fare per limitare la guerra? La scelta di chi negozia la Carta delle Nazioni Unite a San Francisco nel 1944, quando la guerra non è ancora finita, è dire: qui bisogna vietare l'uso della forza armata. Del tutto. È vietato. E infatti questo è il contenuto dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite. Gli stati membri delle Nazioni Unite, oggi diciamo tutti, anche la Svizzera ne è parte, ma per dire tutti gli stati, anzi questo è un divieto che è diventato parte del diritto consuetudinario, quindi indipendentemente dal fatto che gli stati lo abbiano ratificato, si devono astenere nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia dell'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi stato. Qualsiasi stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Perché non semplicemente i negoziatori della carta non dicono i membri si devono astenere dalla minaccia dell'uso della forza?
non è che volevano in realtà trovarci già qui delle eccezioni, volevano introdurre un divieto che fosse il più possibile assoluto. Non si può mai, è vietato usare la forza. Questa è l'idea, in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Ecco la rivoluzione copernicana della Carta delle Nazioni Unite. La forza armata non si può più utilizzare, non è più lecito utilizzarla. Forza armata, occorre una violenza bellica. I tentativi, per esempio, del Brasile di inserire un concetto di forza che comprendesse anche la coercizione economica cadono. Quindi è chiaro che ci si riferisce alla forza armata. Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Ed è dal punto di vista delle eccezioni che nasce tutto un dibattito. L'Institut de droit international, che già dirlo in francese vi dà l'idea dell'aristocrazia di questo consesso di giuristi, sono circa 120 professori di diritto internazionale di tutto il mondo che ne fanno parte, è una, proprio potremmo dire, la crema degli internazionalisti, e quindi ne fanno parte i maggiori esperti del mondo, potremmo dire. Ci dicono, in una dichiarazione che non a caso è stata adottata nel settembre 2003, cioè in un momento dopo la guerra in Afghanistan, dopo l'11 settembre, in cui in qualche maniera si continuava a parlare della guerra come il nuovo strumento di risoluzione delle controversie tra gli stati, no? Loro dicono, no, attenzione, la forza può essere solo usata, primo, per legittima difesa, secondo, se il Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unite l'ha autorizzata. Queste sono le uniche due eccezioni ammesse nel diritto internazionale odierno. Infatti, l'articolo 51 della stessa Carta delle Nazioni Unite dice si può usare la forza nel caso ci sia un attacco armato contro uno Stato che sia membro delle Nazioni Unite, ma questo vale anche in generale. Se uno Stato viene attaccato, ha diritto di difendersi. Ma uno può chiedersi, ma che cos'è un attacco armato? Che significa che uno Stato è stato attaccato? Beh, in alcuni casi è molto semplice. Se un esercito invade un altro Stato, è evidente che fa un attacco armato. Il Kuwait, nel 1990, è stato invaso dall'Iraq, quello era un attacco armato senza alcun dubbio. In seconda battuta, ma deve per forza provenire da uno Stato l'attacco armato? Gli Stati Uniti, quando subiscono l'attacco alle Torri Gemelle, dicono di aver subito un attacco armato e che hanno diritto a usare la forza in legittima difesa, 11 settembre 2001. Ma chi aveva compiuto quell'attacco? Era uno Stato? Erano stati dei terroristi. Ecco, qualcuno dice, no, ma comunque uno Stato serve sempre. Allora, fiumi di inchiostro a provare a dire che dietro gli attacchi dell'11 settembre erano dei terroristi legati ad Al-Qaeda, che in realtà era legato ai talebani, e dunque si poteva riferire quegli attacchi all'Afghanistan. Uguale, l'Afghanistan aveva compiuto un attacco armato contro gli Stati Uniti, pertanto si poteva reagire. Se tra l'altro ci fosse un afghano. Se terrorista non c'è un però naturalmente questo apre un grande dibattito. Ma se la forza viene utilizzata da un gruppo terroristico, si può reagire in legittima difesa? Sì, va bene, ma se anche fosse sì, tu contro chi sferri la tua forza? Per esempio nel caso concreto. Questi saranno aspetti che vedremo la prossima volta per bene, ma giusto per capire che poi non è così tranquilla la cosa, è ancora. Ma tu puoi reagire solo una volta che l'attacco è stato sferrato? Ma in epoca di arma atomica, perché è in questa che viviamo, bisogna aspettare che un attacco sia stato sferrato per poter rispondere? Gli americani, non so se avete mai visto il film Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, anche questa è una bella... un bel film da vedere, c'è proprio l'idea che l'unica maniera per difendersi a fronte di un attacco atomico è essere il primo ad attaccare.
Ma in fondo questo non è il concetto che muoveva la dottrina Bush della guerra preventiva? Cioè dice, in epoca moderna non si deve reagire ad un attacco quando questo è stato sferrato, noi dobbiamo reagire militarmente per eliminare le minacce quando queste siano ancora latenti. Ma quanto latenti? O quanto imminenti? Un discorso è una minaccia di attacco armato imminente, come fu nel 67 la guerra dei sei giorni, non so se ne avete parlato, dico questo e lo lascio lì. Tuttavia, c'è un problema da questo punto di vista, e ancora in maniera più fondamentale, ma quanta forza si può usare per reagire legittima difesa? Certo, se mi invadono il territorio, uso il mio esercito per spingere l'attacco oltre confine, ma quando non siamo in questa situazione, quanta forza si può usare? I principi, dice il diritto internazionale, sono quelli di necessità e proporzionalità. Ma che significa proporzionalità nell'usare la forza? Su questo, questo sarà uno dei temi chiavi che proveremo a sviluppare nella prossima lezione, prendendo alcuni casi concreti. La Carta delle Nazioni Unite, però, è molto più ambiziosa che semplicemente dire che c'è un diritto alla legittima difesa. Dice anche che per preservare la pace e la sicurezza internazionali occorre costruire un sistema di sicurezza collettiva fondato sul Consiglio di Sicurezza. Voi lo sapete quanti membri ha il Consiglio di Sicurezza? 15. Chi ne fa parte? I cinque permanenti, che sono Cina, Stati Uniti, Russia, che ha preso il posto dell'Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia. Allora, c'è un sistema di sicurezza collettiva che nasce dalla Seconda Guerra Mondiale, che si fonda sul Consiglio di Sicurezza. Nell'idea dei redattori della Carta c'era il fatto che i membri delle Nazioni Unite mettessero a disposizione del Consiglio di Sicurezza delle forze armate, che sotto il comando del Consiglio di Sicurezza intervenissero laddove ci fossero delle minacce o violazioni della pace. Ma no, non è questo. Questa è la cosa interessante, bravo. Questo non si è mai realizzato. Perché? Perché pochissimi anni dopo l'adozione della Carta delle Nazioni Unite c'è il confronto della Guerra Fredda, e certo Stati Uniti e Unione Sovietica non hanno nessuna intenzione di mettere a disposizione delle truppe sotto il comando del Consiglio di Sicurezza. Quando si parla oggi di operazioni di mantenimento della pace o caschi blu, si parla di qualcosa di diverso. Anche questo è interessante sottolinearlo. Cioè, le missioni che sono istituite al Consiglio di Sicurezza sono missioni che sì, sono composte da personale provenienti dagli stati, ma hanno dei compiti diversi da quelli dell'articolo 43, che sono compiti che non, per esempio, non richiedono, non dovrebbero richiedere l'uso della forza nelle relazioni internazionali. Anche su questo la prossima volta faremo qualche esempio concreto. Ma se non è stato attuato l'articolo 43, c'è un'altra maniera per usare la forza? Beh, sì, perché se anche non era previsto dalla Carta, oggi è riconosciuto dal diritto internazionale che il Consiglio di Sicurezza possa autorizzare l'uso della forza. Possa autorizzare gli Stati o alcune organizzazioni tipo la NATO per usare la forza. Riassumo in breve. Se il Consiglio di Sicurezza può autorizzare la forza, è vero anche però che deve stabilire che obiettivi e qual è e quanta forza si può usare e che tipo di controllo esercitare su questa forza. Si è mai realizzato questo? Sì, in molte occasioni. Da ultimo, per esempio, in Libia, ve lo ricordate? In Libia la forza è stata usata, ma non è stata usata, come certa pubblicistica ha detto, per sostenere i ribelli contro il regime di Gheddafi, anche se un po' forse è stato quello. Ma nell'autorizzazione che c'era da parte del Consiglio di Sicurezza, se qualcuno ha voglia di approfondire questo tema è molto interessante, la risoluzione 1973 del 2011
autorizza gli stati membri, individualmente o attraverso le organizzazioni regionali, tipo la NATO, di prendere all necessary measures, prendere tutte le misure necessarie, è il linguaggio cifrato del Consiglio di Sicurezza per dire potete usare la forza. Per, attenzione, non per contrastare Gheddafi, qui l'autorizzazione è per proteggere i civili e le aree popolate di civili sotto minaccia di attacco in Libia, compresa Bengasi. E attenzione, dice, quello che potete fare non è entrare con le forze terrestri nel territorio libico, ossia si esclude un'occupazione straniera, una forza di occupazione straniera del territorio libico. Interessante questo. C'è però un caso, e su questo chiudo, in cui, sebbene si sia tentato di avere un'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza, non ci si è riusciti. È il caso del Kosovo nel 1999. Perché non è stato possibile ottenere l'autorizzazione? C'era la... Insomma, a un certo punto gli Stati Uniti, gli Stati occidentali cominciano a dire che c'è una minaccia per, per la minoranza albanese che è maggioranza in Kosovo. Cioè c'è il rischio che il regime di Milosevic possa o abbia già cominciato a fare pulizia etnica, a compiere gravi violazioni dei diritti umani. Bisogna fermarlo, dicono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la NATO. E quindi dice, dobbiamo usare la forza, dobbiamo bombardare la Serbia. Peccato che uno dei migliori alleati della Serbia sia la Russia. E la Russia dice, mi dispiace, se voi presentate una risoluzione io voto contro, e siccome ho il potere di veto come uno dei cinque membri permanenti, la risoluzione non si adotta. Risultato? Bombardano lo stesso. Ma non è che dicono stiamo compiendo una violazione del diritto internazionale. Se vi capitasse di parlare con il ministro Zannonato, già sindaco di Padova, vi potrebbe dire che lui è un grande sostenitore della decisione del governo D'Alema di sostenere, voglio dire, l'ha detto molte volte, insomma, ecco, come sindaco anche, no, non era, forse era ancora sindaco, ma per dire che in Italia c'è stata, è stato un governo di sinistra, che tradizione, che per tradizione potremmo dire è più vicino ad una impostazione pacifista, ad autorizzare la partecipazione italiana a questa operazione. Il sindaco Zanonato vi direbbe, o il ministro Zanonato meglio, vi direbbe che c'era una ragione che legittimava l'intervento, ossia scongiurare gravi violazioni dei diritti umani, persino il genocidio, gravi crimini. Se anche non c'è una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, si può intervenire. Ma non è questo esattamente un linguaggio da guerra giusta? Cioè l'avere una giusta causa per usare la forza? È esattamente questo. Allora, fate attenzione, perché dopo il Kosovo c'è tutta una pubblicistica. Se voi digitate su internet R2P o Responsibility to Protect, escono fuori qualcosa come migliaia e migliaia di documenti. Sta emergendo questo concetto di responsabilità di proteggere. La domanda è, chi è responsabile per la protezione delle persone da gravi violazioni dei diritti umani? Risposta, anzitutto lo Stato territoriale, no? Il segretario generale delle Nazioni Unite dice esattamente questo, lo Stato ha la responsabilità di proteggere la popolazione da genocidi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini. E la comunità internazionale deve incoraggiare ed assistere gli stati in assunzione di tale responsabilità. Ma se lo Stato non lo fa, che se succede? Qui il segretario generale non giustifica, diciamo così, un'ingerenza umanitaria o intervento umanitario come quello del Kosovo. Dice che in ogni caso ci vuole un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, se nel caso. Però ammette che è
compito della comunità internazionale, ossia degli altri stati, fare in modo di proteggere la popolazione da questi crimini. Questo è interessante. C'è una responsabilità collettiva, ossia la protezione dei diritti umani non è più un interesse solo dello Stato territoriale, ma un interesse comune di tutti gli stati, che possono usare vari mezzi, diplomatici, umanitari, ma anche altri, per proteggere la popolazione. Dice, sì, azioni collettive si può fare, però dovete essere autorizzati al Consiglio di Sicurezza. Qui la grande questione è, se manca l'autorizzazione, è lecito o non lo è? Si è molto discusso a proposito della Siria. Si può usare la forza per porre fine ai massacri? Questa è la grande domanda, che lascio aperta naturalmente. A mo' di conclusione vi dico anche che dopo la Seconda Guerra Mondiale si è pure molto riflettuto rispetto a come si fa la guerra. D'accordo rispetto al diritto, le eccezioni, eccetera, ma come si fa la guerra? Bene, nel 1949, grazie al Comitato Internazionale della Croce Rossa, gli stati si ritrovano e scrivono il moderno diritto internazionale umanitario, che è proprio il diritto ai conflitti armati. Ci sono quattro convenzioni, due protocolli addizionali del 1977. Dico solo questo, che oggi come oggi il conflitto armato è regolamentato in due sensi. Il primo, riconoscendo il principio di distinzione tra civili e combattenti. I combattenti sono i membri delle forze armate, il resto è popolazione civile. I civili non possono essere attaccati, è vietato, come è anche vietato compiere attacchi indiscriminati. Invece si può usare la violenza contro i combattenti, questo non è vietato. Anche se su questo poi c'è una grande discussione su chi è combattente, su chi è civile, e questo pure è un tema che affronteremo la prossima volta rispetto alla qualificazione di quelli che sono chiamati combattenti illegittimi, per esempio i terroristi. Il secondo principio essenziale è quello che non si possono usare tutte le armi che si vogliono, ve lo ricordate, San Pietroburgo, l'AIA, eccetera. Questo oggi è diventato un principio generale. Non si possono utilizzare mezzi e metodi di guerra che causino danni superflui e sofferenze non necessarie ai combattenti. Ai combattenti, civili no, ma anche i combattenti non possono essere attaccati come si vuole. Questo è un progresso. L'anno collaterale vediamo eventualmente la prossima volta. C'è un organo, e su questo chiudo veramente, delle Nazioni Unite, che è la Corte Internazionale di Giustizia. È formato da 15 giudici. Risolve le controversie tra gli stati, ma dà anche dei pareri. Dopo la fine della guerra fredda, alcuni stati riescono a ottenere che si chieda alla Corte Internazionale di Giustizia se è lecito l'uso dell'arma atomica. Cosa ci dice il diritto internazionale rispetto all'arma atomica? I vostri professori ricorderanno quanto l'opinione pubblica si è scontrata rispetto all'arma atomica. Oggi sembra un discorso vecchio di migliaia di anni, eppure è presente, le armi atomiche ci sono. Gli stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno un'arma atomica, sono legittimati a farlo da un trattato del 1968 sulla non proliferazione nucleare. Qualcuno non vi ha aderito perché in fondo ce l'ha, leggi India e Pakistan, e secondo alcuni anche, e questa è la ragione per la quale non ha ratificato il trattato di non proliferazione, Israele. E sapete, questo sì, quanto l'Iran si stia diciamo confrontando sul tema della liceità, anzi l'Iran ha ratificato il trattato di non proliferazione nucleare, dice che sta sviluppando una tecnologia nucleare solo per usi pacifici, gli altri stati gli dicono non è vero. Allora, la Corte Internazionale di Giustizia prova a rispondere e dice: benissimo, per capire se si può usare o meno l'arma nucleare io ho due, diciamo, categorie di norme. Ho lo ius in bello, che ci dice se un determinato sistema d'arma si può utilizzare o meno, ossia bisogna stabilire se
va contro il principio di distinzione tra civili e combattenti e il principio dei mali superflui, delle sofferenze non necessarie. E qui dice una cosa interessante: la minaccia o l'uso di armi nucleari è generalmente contrario alle norme del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati, in particolare a quelle di diritto umanitario. Sembra dire, ragazzi, se usi l'arma nucleare voglio vedere se sei capace di distinguere tra i soldati e i civili, oppure voglio vedere se l'utilizzo dell'arma nucleare dei Nagasaki e Hiroshima sei veramente in grado di evitare che si producano sofferenze non necessarie ai combattenti. E in fondo la Corte ti dice anche, beh sì, in fondo ci avete anche ragione. Tuttavia, dice, la Corte non può concludere in maniera definitiva se la minaccia o l'uso di armi nucleari possa essere lecito o illecito. Cioè, sembra dire che lo è, illecito, ma poi fa marcia indietro con un'operazione molto discutibile, quando in estreme circostanze di legittima difesa, quando la stessa sopravvivenza dello Stato possa essere in pericolo. Cioè la Corte dice, in fondo non posso escludere che forse si può, non lo so, forse si possa utilizzare l'arma nucleare se si tratta di reagire in legittima difesa per la sopravvivenza dello Stato. Questa è una bella fregatura. Fiumi di inchiostro per dire, Corte Internazionale di Giustizia, siete giudici esperti di diritto internazionale e non avete studiato il diritto internazionale. Non è così, naturalmente, ma per dire, fate confusione tra la legittima difesa, che è una questione di jus ad bellum, cioè se tu hai diritto a non usare la forza, e lo jus in bello, che invece quali armi potete utilizzare. E se è contrario allo jus in bello, perché devi utilizzare un argomento di jus ad bellum? Vedete, il diritto internazionale cerca anche in qualche maniera di incasellare gli argomenti e di distinguere. Non fate confusione, però la Corte la fa la confusione e sovrappone discorsi di jus ad bellum e di jus in bello. Noi ci potremmo chiedere, ma veramente l'arma atomica può essere uno strumento di legittima difesa? Questa è una domanda che rimane aperta anche rispetto al futuro. Forse sì, durante la Guerra Fredda possedere l'arma atomica poteva essere considerato una forma di deterrenza e di equilibrio tra le due superpotenze, ma oggi... Su questo io vi ringrazio della vostra attenzione e penso abbiamo ancora qualche momento. Sì, abbiamo minuti. Grazie, spero che sia stato chiaro.